mister, buonasera Fernandez, è il giorno della vigilia di un'altra importantissima sfida, una sfida importante perché bisogna cercare di cancellare subito la sconfitta di settimana scorsa. Io comincio subito dal mister, gli chiedo che cosa è mancato nella sfida della scorsa settimana e che, come viene preparata invece questa partita, che è la partita comunque difficile contro una squadra che ha perso di 3 volte ma sempre con un po' di scarto e appena conquistato i primi 3 punti contro la Lubarense. Prego. Ma mancata, non so, forse un pizzico di convinzione in più, un pizzico di cattiveria in più nella fase di realizzazione, però per il resto abbiamo affrontato una grandissima squadra che secondo me alla fine lotterà per lo scudetto, ha grandi chance di poter arrivare fino in fondo. La squadra è viva, abbiamo fatto un'ottima partita, se andate a analizzare anche i gol subiti sono stati gol molto, molto episodici. Abbiamo commesso forse nel primo tempo forse un solo errore sul secondo gol, per il resto poi secondo tempo abbiamo anche subito un episodio arbitrale non a nostro favore che ci ha condannato poi al terzo gol e quindi la partita si è chiusa, però abbiamo fatto la nostra partita cercando di tenere botta una squadra forte e andiamo avanti pensando a quella, come dici tu, che è la partita di domani, che è una partita fondamentale. La classifica sappiamo che è cortissima, quindi bisogna far punti per cercare di rimanere lì su, che è poi la cosa che per noi ci interessa. Questo campionato è un campionato difficile, il fattore casa sta facendo da padrona, quindi sappiamo che andare fuori casa e vincere non è mai facile. Non c'è stata una squadra che ha fatto 2 vittorie fuori casa, quindi mettiamo da parte questa sconfitta e pronti per ripartire domani. La sua squadra finora ha segnato 17 gol, ne ha subiti 14, è il 7° miglior attacco del campionato. Se proprio dobbiamo cercare qualcosa che probabilmente non sta funzionando come magari era lecito aspettarsi alla vigilia, forse qualche gol in più si poteva fare in relazione alle tante occasioni costruite. Lei è d'accordo con questa disamina? No, non sono d'accordo e preferisco provare a prendere qualche gol in meno, perché è normale che nelle trasferte di Napoli e di Pescara abbiamo subito qualche gol in più, e naturalmente quando tu in una partita subisci 4-5 gol per una squadra come la nostra diventa poi difficile andare a vincere la partita, quindi 17 gol sono tanti per il nostro attacco, dobbiamo migliorare nella fase difensiva perché soprattutto in trasferta dobbiamo abbassare il numero di reti subite. Vittorie in casa che sono riconosciute anche dal laterale zoppo della Fussa dell'Isola, che infatti ha detto che questa trasferta di Latina per loro sarà difficile, viene dopo la vittoria contro la Lubarense, la squadra con i suoi compagni sono carichi, ma tenne appunto questa trasferta. E come andrà? E lei imposta la partita per vincere oppure è proprio difficile contro questa neopromossa? No, ma noi anche quando giochiamo con l'Acque Sapone, quando giochiamo con le squadre che lottano per vincere lo scudetto, facciamo la nostra partita, cerchiamo sempre di entrare in campo per provare a tenere, a cercare di fare la partita per portare a casa il risultato, quindi per vincere, è normale che è sempre così, poi è chiaro che quando si hanno di fronte grandi squadre non è sempre difficile. E non è sempre facile, quindi sei costretto anche a stare indietro, a subire la loro forza, però noi scendiamo in casa sempre per vincere, in casa e fuori casa sempre per vincere, quindi ogni trasferta, l'ho detto prima, è difficile vincere in trasferta, questo dice il campionato, i dati quindi, di fatto. Quindi anche squadre avversarie, giocatori avversari hanno fatto questa sua analisi di poco fa, che le trasferte sono complicate e in casa si registrano delle vittorie, delle continuità di risultati. Sì, perché poi alla fine, tranne le ultime due squadre, Lazio e Camedossone, che hanno 0 punti, tutte le altre squadre il 90% dei punti li hanno fatti in casa. E quindi la Lubarense ha fatto 2 vittorie in casa, 2 sconfitte fuori, quindi tutte le squadre, il fattore casa in questo campionato è un fattore determinante, ecco perché bisogna continuare a far punti in casa. Una domanda anche per Fernandez, approfittando appunto della sua presenza. Allora, circa un mese e mezzo che sei a Latina,
Io ti chiedo come ti sei ambientato e soprattutto che idea ti sei fatto di questo campionato e quello che pensate potete fare in questa stagione. Sì, pues, come ha detto il mister, pues, migliorare soprattutto in trasferta, che è difficile vincere, ma mi sono trovato bene, l'adattazione è stata, penso che bene. Dobbiamo seguire lavorando per vincere soprattutto in trasferta, però è un campionato forte e nessuno può vincere facile fuori casa. Però penso che domani è un'altra opportunità per vincere e seguire con questa convinzione di sumare punti fuori casa. E poi il lavoro sta siendo buono e la squadra ancora forte. Quali sono le potenzialità secondo te per quello che sei riuscito a vedere? Che tipo di campionato pensi che la Dina possa fare? Nel senso, qualificazione playoff, deve comunque ancora colmare una certa distanza con le squadre più forti, ve la potete giocare con tutti? Diciamo, qual è la tua idea? Sì, penso che abbiamo una squadra forte e possiamo fare qualcosa in più. Si inizia, penso io, che guadagnando punti fuori di casa. Penso che possiamo fare la Coppa delle 8 primi e penso che possiamo arrivare bene al playoff perfettamente. Ma dobbiamo pensare partita a partita, perché è un campionato veramente tosto.